Radio 1 e le Teche Rai presentano Con parole mie. Sette minuti primi, 30 secondi, Luca Bernardini in regia, Gotthard Montand. Gotthard Montand. È bella però il colore dei suoni, un regista francese, Gotardo Montano, poi con in redazione Mimmi Micocci, con Gigi Fazzi, con Cecilia Mosetti, con Patrizia Cavalieri per quello che riguarda i testi, puntata dedicata alla ricostruzione storica di un personaggio, una puntata antologica. Tra parentesi, dobbiamo veramente ringraziare il pubblico, Gigi Fazzi, dobbiamo ringraziare il pubblico di Radio 1 e segnatamente per la presenza qualificata sul sito, per la voglia che hanno di scaricare le puntate di Con parole mie, e quindi noi siamo onorati di tutto questo, siamo veramente onorati. Sapete cosa facciamo oggi? Bernardini, stia tranquillo. Lo vede che sono serafico. Io quando sono qui in radio sono veramente serafico. Mi riempio il cuore. Io per annunciare la puntata di oggi, sapendo, ho visto passare adesso Enzo Ghinazzi, più pupo, abbiamo questo rapporto a distanza ma costruttivo, proprio è una puntata musicale, e quindi a questo punto sono convintissimo che il pubblico di Radio 1 apprezzerà questa voce e l'antologia storica della ricostruzione della vita di questa grandissima artista. Sentiamo un attimo. E leva la gammasella. La gammasella, gnornò. Se non te vuole, mamma, so se me ne vaga a cap. Se non te vuole, mamma, so se me ne vaga a cap. E insomma, che vi volevo dire? Questa è Gabriella Ferri con Enrico Montesano, ed è una bella cosa secondo me tornare a parlare di Gabriella, perché è stata una presenza, e poi come tutte le artiste è una presenza nella scena internazionale, ed è una presenza anche a noi molto vicina. Molto vicina, perché abbiamo recentemente dedicato proprio una targa a Gabriella Ferri nella piazza dove era nata, al Testaccio, a Santa Maria Liberatrice, lì. Quindi c'è, tra parentesi, ma questo lo diremo tra poco, perché è importante anche quello che sto per dire. Invito personale questa sera alle 21:21 stasera Radio 1. Non facciamo concorrenza alla televisione, però se anziché vi sintonizzate sulla radio, la radio è qualità, Fratelli d'Italia, dal teatro Pietro Gobetti di Torino. Che nostalgia che ho di Torino. 150 anni tra le righe e il pentagramma, Giovanni Allevi, Laura Freddi, Elio Pandolfi, infinito, Andrea Lucchetta, questo è un pallavolista, Andrea Lucchetta è il grande campione, e tanti altri. Fratelli d'Italia su Rai Radio 1, e sono quegli appuntamenti che il direttore Preziosi ha voluto dedicare ai 150 anni dell'Unità d'Italia. Tra parentesi, se non ricordo male, lunedì scorso c'era stato Giovanni Allevi che aveva diretto l'orchestra della RAI, e questo vale la pena appunto spendere ancora due parole sull'importanza storica delle grandi orchestre della radio, della RAI e della radio, orchestre che erano il vanto dell'Europa, che sarebbe forse opportuno ricostituire. L'orchestra di Torino, l'orchestra di Roma, l'orchestra di Milano, hanno un costo enorme, lo so, hanno un costo enorme, però sappiate che tristezza, ve lo dico da vecchio RAI, andare negli uffici, magari a Viale Mazzini, e trovare impiegato, insomma, ad archiviare delle cose, un primo clarinetto. Dice, ma lei che faceva? Io ero un primo clarinetto dell'orchestra della RAI. Ti piange il cuore, perché sono artisti, per carità, io poi rispettiamo le regole, è una cosa che butto lì, faccio scivolare, tanto so che ci ascoltano anche con attenzione ai cosiddetti piani alti, quindi sia dal direttore Preziosi e via. Quindi appuntamento importante, lo stesso Presidente della Repubblica per quello che per lunedì scorso ha mandato i complimenti a Radio Rai e ha parlato appunto di questo grande evento con Allevi che ha diretto l'orchestra della Rai. Gabriella Ferri oggi, ecco,
vi confesso, queste sono quelle cose per le quali questo mestiere piace. Vi confesso una emozione profonda quando a Piazza Santa Maria Liberatrice il sindaco di Roma, Gianni Alemanno, ha scoperto la targa che avevamo fatto mettere, che conteneva dentro la targa proprio anche tu così presente, conteneva che cosa? Conteneva... tanta gente, tanto buio, tanto colore, tanta noia, tanto amore, tante sciocchezze, tante passioni, tanto silenzio, tante canzoni. Anche tu così presente, così solo nella mia mente, tu che sempre mi amerai. Ci terrà compagnia continuamente questa canzone, quindi non è che la sto sporcando con la mia voce, la terremo vicina. Io poi ho avuto appunto la fortuna di conoscere le sorelle di Gabriella, Seva, il figlio, Seva Junior, no, il marito di Gabriella era Seva Senior, diplomatico. E con loro proprio ricordo è Tosca, che è l'erede naturale, l'erede artistica di Gabriella Ferri, ricantò proprio sempre lì a Piazza Santa Maria Liberatrice, una piazza piena di gente, tutte nel ricordo di Gabriella Ferri. Ed era la sigla televisiva, la sigla finale di Dove sta Zazà, Antonello Falqui, quindi sentite la regia, Mario Castellacci, il grande Mario Castellacci, l'autore storico che affiancava Pingitore, e Pingitore affiancava Castellacci, la forza Pingitore più regista, Castellacci più scrittore, infatti le parole sono di Castellacci, il grandissimo Franco Pisano. E pensate, questa era la sigla di coda di una trasmissione, e divenne popolarissima. A dimostrazione, questo lo dico senza spocchia, lo dico semplicemente per tutti gli autori che ci stanno ascoltando, per i dirigenti che ci stanno ascoltando. Quando adesso lo so che si va dietro al telecomando e bisogna le sigle non esistono più, ma c'era un'arte nel comporre le sigle dei grandi varietà televisivi. Allegra all'inizio, infatti Dove sta Zazà era Dove sta Zazà all'inizio, Allegra perché lo spettacolo andava a cominciare, e poi la bajur si affievoliva, si andava verso la luce blu della notte. Con sempre, no? Si sentì così, no? Finiva la serata. È così bello, anche tu diventerai come un vecchio ritornello che nessuno canta più. Come un vecchio ritornello. E infatti in sigla avevamo preso proprio da Dove sta Zazà la Cammesella con Enrico Montesano e Leva da Cammesella, perché poi Gabriella Ferri è sbagliato dire la cantante romana, sì certo una cantante di tradizione romana, però ha interpretato tante canzoni napoletane, pensate questo in quel clima, e torna bene con il discorso dell'Unità d'Italia con il quale abbiamo aperto all'inizio, con quel clima per il quale quando ascolteremo tra poco Le Mantellate, cioè, questa è la canzone tradizionale romana, manco per niente. L'ha scritta Strehler a Milano. Quando si misero in testa Strehler si mise in testa di fare delle canzoni legate alla etnia, quindi tante diversità, non siamo tutti uguali, ci mancherebbe altro, ma uniti da uno stesso comune denominatore. Renzo Arbore, quella sera ci fu anche Renzo Arbore a Piazza Santa Maria Liberatrice. Renzo Arbore, il quale Renzo Arbore ebbe anche una storia, un affetto con Gabriella Ferri. Quando Gabriella ancora cantava assieme a Luisa, Gabriella e Luisa era il duo. Luisa chi era? Era Luisa De Santis, figlia di Giuseppe De Santis, il regista di Riso Amaro. Gabriella e Luisa debuttarono loro all'inizio degli anni 60. Pensate che nel 62 la Jolly, la casa discografica, fece incidere a Gabriella e Luisa la Società dei Magnaccioni. E uscì una sera per radio e il giorno dopo, una settimana dopo, diciamo, aveva venduto 1.800.000 copie. Diventa una specie di inno. Ma che ce frega, ma che ce importa se l'oste al vino gli ha messo l'acqua. E allora sentiamo Renzo Arbore che racconta le origini anche della loro storia d'affetto. Sentiamo. E giuro anch'io, anche tu amore mio, così certo e così bello. C'era come una festa, lei ha detto perché non andiamo a ballare. Quella sera ci siamo stretti un po'
è nata un'amicizia straordinaria con Gabriella Ferri. Devo dire la verità, avevo una storiella con Gabriella. Non era una storiella, era una bella storia, perché lei era sorridentissima e c'era un grande feeling tra me e lei. Se non sei pratico da Regge i Moccoli, per Lungotevere non c'è passato. Come ha cantato lei le canzoni romane, non c'è niente da fare. Con quell'amore per la città, con quell'espressione straordinaria, con quella purezza di vernacolo o di cadenza romana che Gabriella aveva, perché era testaccina e se ne vantava. Anche tu così presente, così solo nella mia mente, tu che sempre mi amerai. E poi il paradosso vuole questo, che il primo grande successo Gabriella lo raggiunge a Milano, all'Intra Club di Milano, dove era stata presentata da Camilla Cederna, pensate un po'. E secondo me Gabriella Ferri sta alla canzone romana come Roberto Murolo sta alla canzone napoletana, come Gipo Farassino sta alla canzone torinese, come il gruppo il Cabaret del Derby sta alla grande canzone milanese, Meneghina, Iannacci, penso a Iannacci. E quindi ed è questo appunto torna proprio bene oggi con questo Fratelli d'Italia che ci sarà questa sera, tutte le singole etnie a comporre un mosaico, e questo mosaico si chiama Italia, e in Italia è un mosaico appunto di colore, un rapporto forte con il padre figlia di Vittorio, era un commerciante ambulante di dolci e ammirava la canzone romana, il dialetto romanesco. Inserirà molto, influirà molto sulla vita artistica di Gabriella Ferri, al punto tale che quando poi Vittorio morirà, Gabriella cadrà in una depressione dalla quale praticamente quasi non si è più rialzata, potremmo dire, anche se la data è metà degli anni 70. Diario di Gabriella Ferri. Leggiamo una sua pagina affidata alla voce di Valentina Montanari, mentre altro grande successo, no? L'abbiamo chiamato, maestro. Le mantellate sa delle suore, ma Roma sa soltanto celle scure. Sono nata a Testaccio il 18 settembre 1942 a Piazza Santa Maria Liberatrice. Come tutte le bambine portavo le scarpe con la para e i ferretti. I ferretti servivano a non far consumare la para. La para costava meno della suola. Qui dentro c'è sta solo infamità. I ricordi di Testaccio sono meravigliosi. Giochi, spensieratezza, allegria. Era un quartiere vivo. Mamma cantava sempre. È stata lei a farmi amare la musica. Con papà andavo a vendere lacci, lamette e altro ai mercati. E anche lì sentivo cantare. Vedevo la gente giocare a zecchinetta. Le mantellate sa delle suore. Le mantellate sono le suore, no? Era il carcere femminile, quindi ecco perché le mantellate. Facciamo proprio, ecco, torna proprio bene l'evento cui stiamo facendo volontariamente da traino, quell'evento delle 21 di questa sera, appunto Fratelli d'Italia, invito personale. Perché? Perché stavamo dicendo, questa è stata scritta da Strehler e Fiorenzo Carpi nel 59. La prima interprete, sapete chi è stata? Ornella Vanoni. Quindi è questo per dire che poi alla fine l'arte non è che ha i confini delle regioni, insomma. Le regioni è giusto che abbiano i confini, è giusto che ci sia una forma di regionalismo, è giusto che ci sia questa diversità, perché non siamo, ripeto, tutti uguali, questo in Italia, in Europa, nel mondo. Però soprattutto per quello che riguarda il nostro paese c'è un comun denominatore che è la cultura, poi alla fine la cultura, le tradizioni del nostro paese che ci tengono abbastanza stretti tutti quanti, come quell'abbraccio stretto tra Renzo Arbore e Gabriella Ferri di cui parlava Renzo.
Luisa De Santis, la figlia di Giuseppe De Santis, il grande regista di Riso Amaro, molto timida Luisa, Gabriella e Luisa, erano le romanine, così le chiamavano. Lei poi si ritirerà, Luisa, e rimarrà Gabriella Ferri da sola. E qui è Luisa che ricorda Gabriella, vogliamo sentire. Sa delle suore. Lei frequentava il bar Rosati perché appunto lavorando lì aveva conosciuto da Rosati una serie di intellettuali da caffè, diciamo, e quindi l'avevano in qualche modo adottata perché era una ragazza appunto molto speciale, Gabriella, simpatica, vivace, era veramente un colpo di fulmine stato. Io l'ho molto ammirata, Gabriella, molto molto. Abbiamo cominciato subito a parlare, a trovare cose in comune, a ridere. Anche tu così presente, così solo nella mia mente, tu che sempre mi amerai. Tu che giuri e giuro anch'io, anche tu amore mio, così certo e così bello anche tu diventerai, come un vecchio ritornello che nessuno canta più, come un vecchio ritornello. Chissà se riusciremo a fare le riflessioni, semmai aggiusteremo delle nostre riflessioni, perché a un certo punto poi Gabriella approda nel 66 al Bagaglino di Roma, un ricordo personale diretto. L'approdo di Gabriella al Bagaglino di Roma, io ragazzo, il Bagaglino, l'oratorio, qui conosce Pintucci, Piero Pintucci, che sarà poi il suo grande collaboratore musicale da sempre, firmerà tanti successi, conosce e frequenta Patti Pravo, sentite, alle 14.24, 02, 03 si può dire quello che sto per dire, Gabriella la definiva compagna di canne. Non credo che si riferisca alla pesca, insomma, ecco, oppure la canne della battaglia, perché sono conosciuti, ma non credo che sia quello, perché Gottardo mi suggerisce, Gottardo Montano, le canne della battaglia. Beh, l'altro grande compagno di da sempre diventa appunto la star del Bagaglino, quindi frequenta Castellacci, frequenta Pingitore, frequenta tutto quel gruppo di matti con la M maiuscola, tra cui Enrico Montesano, che salutiamo se ci sta ascoltando, e con tu appunto, dopo aver essersi confrontato con altri grandi cantanti folk, Caterina Bueno, Otello Profazio, Lino Toffolo. Insomma, a questo punto sentiamo proprio lui, Enrico Montesano, che parla di Gabriella. Sentiamo, dai. Anche tu diventerai come un... Credo di averla incontrata la prima volta al Bagaglino. Gabriella era una persona con una grandissima personalità. E credo anche che non sia neanche questa una grande scoperta, una vivissima intelligenza. Che è anche una bella ragazza, quindi era piacevole stare con lei. Eh sì, sempre. Quanti compagni di avventura Gabriella ha incontrato nella sua strada, sulla sua strada. Io personalmente ho avuto a che fare con Renato Zero lungamente e recentemente. E Renato aveva scritto anche una bella lettera che poi abbiamo letto proprio in quella occasione della cerimonia della dedica della targa a Santa Maria Liberatrice, a Testaccio. E Renato Zero è un'altra, quando poi Gabriella non ci sarà più, quando Gabriella cade dalla sua casa di Corchiano, cade di sotto, si era pensato appunto al suicidio, in realtà questa cosa è stata sempre smentita, benché questo era il 3 aprile del 2003, questo 2004, benché in altri momenti di depressione Gabriella aveva tentato il gesto estremo, ha tentato tutto questo. Comunque sarà, noi eravamo in onda, ricordo come se fosse ieri questo, quando Gabriella se n'è andata. E questo è Renato Zero, sempre molto lirico, renatino, sempre molto molto legato a lei, a Gabriella, nella quale ricordo che mi diceva, ci ha sempre detto, la voce romana per eccellenza, ma non solo romana. A Renato do io la voce, anche perché è un testo scritto, quindi mi scuserai, Renatino, no?
Amore, 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 amore mio, in braccio a te mi scordo ogni dolore. A dicembre, la settimana che precede il Natale, è mia abitudine da un po' di anni inventariare le stelle che transitano sul cielo di Roma. Sono sempre di più. Voglio restare con te, se non me moro. Sempre più presenti, luminose, che ti fanno lacrimare gli occhi per tanta esagerata intensità. Hanno gli stessi nomi che ebbero qua giù, perciò quando le invochi si accendono di più. Non piagni, amore, non piagni, amore mio. Ce n'è una nuova, di Zecca. Timida e riservata, che qui sul pianeta Terra brillò tanto e poi tanto. E un po' di lei ancora pulsa nel petto di una miriade di inconsolabili ammiratori che non avrebbero voluto lasciarla andare via. E questo sempre nel senso di quello che stiamo dicendo e nelle parole ovviamente di Renato Zero, non all'indomani di quel 3 aprile 2004 quando muore Gabriella Ferri dalla sua casa di Corchiano. Si non me moro. Sì, certo, accidenti, questa chi l'avrà scritta? L'avrà scritta Romolo? No, signori miei, questa la scrive Pietro Germi e Carlo Rustichelli, il papà di Alida Kelly, grande maestro Rustichelli, che è di Carpi, è carpigiano. Non solo, ma tutto questo entra in un film del 1971 che era quel maledetto imbroglio, un maledetto imbroglio, firmato dal romanzo di Carlo Emilio Gadda, altra persona che con Roma ha poco a che vedere. Questo a dimostrare proprio il melting pot, il grande mosaico. Usiamo la parola mosaico che viene molto meglio. Un maledetto imbroglio. Io colgo l'occasione per dire ancora una volta una cosa che ho già detto. Pietro Germi è sepolto, dimenticato, in un piccolo cimiteriolo di campagna vicino Roma, il cimiteriolo di Castel di Guido, dove assieme alla moglie è lì, tranquillo, perché oramai sta riposando tranquillamente, un fiore. Magari qualcuno si ricordi di Pietro Germi, perché sono quelle figure che hanno fatto grande anche la nostra cultura, non dimentichiamolo mai. Paolo Limiti adesso parla con Sandro Ciotti, altro grande maestro della radio, e Sandro, che sappiamo sì di definirlo giornalista sportivo, è limitante, era musicista jazz, pianista, grande scrittore, grande persona, coltissima. Mi prendeva in giro perché mi chiamava il chiosatore, perché secondo lui io mettevo sempre le chiose alle cose che dicevano gli altri. Avrà avuto ragione anche lui. E questo racconta proprio lì l'esordio con Luisa De Santis. Sandro Ciotti con Paolo Limiti, sentiamo. Beh, ho cominciato cantando in coppia, come saprai, no? Insieme alla De Santis. Poi ha avuto in questo invece... studio, lo sai? Era sì, questo sì, lo studio. Lo so. E poi ha avuto invece questa grande carriera da solista, diciamo. Sì. Soprattutto perché ha colto determinati umori della canzone romana che erano stati proposti in modo sbagliato da chi l'ha preceduta. E quindi questo sapore di verità, di autenticità è stata la sua fortuna, tutto sommato. Anche tu così presente, così solo nella mia mente, tu che sempre mi amerai. Tu che giuri e giuro anch'io, anche tu amore mio. E la bravura della nostra redazione è anche questa, quindi, che voglio ricordare qui in diretta con, appunto, con Mimì Micocci, con Gigi Fazzi, con Cecilia Mosetti, con il maestro Bernardini e Gottardo Montano, sono andati a recuperare Patti, bravo, Nicoletta Strampelli. Pensate, lei veneziana, che ricorda anche lei. Dovete immaginare, dobbiamo immaginare che quando debuttano, proprio, erano due generi completamente diversi. Stiamo parlando dell'inizio degli anni 60. Patti Pravo era la bambola, era il ragazzo triste, era la ragazza del Piper, era l'antitesi del Bagaglino, eh? L'antitesi. Il Bagaglino era il cabaret, se vogliamo, destinato anche a un pubblico
conservatore, ecco, mentre il Piper era il pubblico dei giovani, quindi il pubblico progressista. Furono amiche forti, amiche intense. E noi adesso lo riascoltiamo Patti Pravo che parla di Gabriella così. C'era Luisa di Santis che veniva a Venezia, Luisa di Venezia con il papà, e quindi ho conosciuto Luisa. Quando sono venuta a Roma le ho incontrate che stavano facendo il duettino loro, eccetera, eccetera, quindi abbiamo continuato questa nostra amicizia. Certo, eravamo liberi, eravamo spiriti liberi, ci divertivamo con nulla. Nessuno può stare solo. Però gli dava. Gli dava, nel senso che si divertiva. Si è giovani così. Quella potenza, quel sapersi esprimere sul palco, quella voce incredibile, ma quelli sono doni. Non sono eredità. Ognuno ha tanta storia, tante facce nella memoria, tanto di tutto, tanto di niente, le parole di tanta gente. Anche tu. Gli è dava. Ecco, questa ancora una volta a ribadire il concetto che la volgarità sta sa essere volgare, in chi vuole essere volgare, nella incultura. Non ho trovato assolutamente nulla di eccessivo né di volgare nelle parole di Nicoletta. Gli dava, si divertivano due ragazze che in quegli anni 60, anni di grandissima trasgressione, anni in cui tutto quello che era vietato diventava immediatamente lecito, e beh, allora due ragazze di successo che inevitabilmente si divertono, si vogliono divertire. Maria Teresa Ferri, sorella di Gabriella Ferri, perché ci sarà una partecipazione al Festival di Sanremo del 1969. E allora naturalmente si va al festival, che vestiti mettiamo, e ci sarà anche Gabriella Farinon, che salutiamo, compagna di Telesogni da tanti anni, che annunciava l'esibizione di Gabriella Ferri con questa canzone, che era appunto la canzone che poi arrivò, non venne eliminata... Sei tu ragazzo mio, venne eliminata al primo turno, stavo dicendo questo, però fu un successo incredibile perché venne reinterpretata da tutti, quindi sentiamo tutti mentre sentiamo l'intervista. Mi ha fatto impazzire 15 giorni prima di partire per Sanremo per cercare un vestito da mettere per quella serata. Quando si è rivista sul monitor, poi questo vestito un momento. Quando fu la sera, prese un vestitino quasi minigonna di maglina nero, semplicissimo, un paio di stivaloni fino al ginocchio di vernice nera, si truccò da sola, il capello corto, e lei cantò. Accompagnata dal maestro Pintucci, canta Gabriella Ferri. Non sono delusa, me l'aspettavo. Posso capire che il pubblico italiano non afferri una canzone forse eccessivamente onesta. Se tu ragazzo mio sei sempre triste e solo, la vita non aspetta, passa e se ne va. Se prendi la mia mano, insieme correremo verso il nostro mondo. Se tu ragazzo mio, una canzone intellettualmente onesta, forse il pubblico di Sanremo, diceva Gabriella, non era pronto per una canzone del genere, e forse sì, forse aveva proprio ragione lei. Seva, il marito di Gabriella Ferri, no, in questo caso è il figlio, Seva Senior e Seva Junior, qui che peraltro saluto se ci sta ascoltando. Seva Junior racconta così il genio e l'arte della madre. Vogliamo cambiare la canzone o non vogliamo? No, facciamola con questa, con Se tu ragazzo mio. Parla Seva, il figlio di Gabriella Ferri. L'amore sta facendo dentro me. La prima e l'unica volta che ho conosciuto Gabriella era durante la conferenza di stampa, perché lei è venuta per fare un spettacolo televisivo a Caracas. Il nostro incontro è stato di lavoro, io ero in tournée, come l'ho visto ho sentito il nonno in carrozza, si dice a Roma, no? Nel cervello,
i bersaglieri, sono arrivati i bersaglieri con la piuma sul cappello, è arrivato pure quello. Sì, lui invece proprio non mi si fidava in niente. Grazie alla vita che mi ha dato tanto. Tra parentesi, questo che abbiamo ascoltato era proprio Seva, il marito di Gabriella Ferri, Seva Borzac, e con Gabriella parlavano del loro incontro. E allora però chiudiamo con il figlio. Seva, figlio, darò io la voce al figlio, con questa Grazie alla vita che venne scritta da Violetta Parra, non molto prima di togliersi la vita, sembra quasi appunto un richiamo. Sentiamo un momento, questo è Seva, il figlio di Gabriella che parla. Il genio e l'arte di mia madre non sono mai stati esclusivamente limitati alla musica leggera italiana o a quella popolare romanesca. Gabriella ha condiviso, interpretandolo, tutto ciò che l'ha ispirata nella vita. Così certo e chiaro. Sento notti e giorni. Quando si parla di Gabriella Ferri si pensa ad alcune delle sue canzoni più famose. Si pensa alla musica leggera italiana, si pensa alla grande cantante romana. Io fin da piccolo invece ho conosciuto un'altra Gabriella. Una Gabriella Ferri poetessa, scrittrice, pittrice, filosofa, scultrice, mamma. Questa è la Gabriella Ferri che più mi manca. Grazie alla vita. Grazie alla vita. Noi alle 14:38 e 46 ce ne andiamo. Ce ne andiamo con il ricordo di Gabriella Ferri, ce ne andiamo lasciando la linea Onda Verde ad Aspettando Sanremo, quindi a Gian Maurizio Foderaro, e l'appuntamento è a domani per In Europa, sempre su Radio 1, naturalmente con parole mie. Città e pozze di fango, lunghe spiagge vuote, valli e poi alte montagne.